Siamo orgogliosi che la Regione Marche sia la prima regione ad aver partecipato ad un progetto così tanto importante per la diabetologia e per i diabetici. Un'azione di prevenzione che può essere fondamentale sia a cercare di evitare a questa patologia che questa patologia possa effettuare e avere risvolti negativi su una grande parte della nostra comunità, ma dall'altra parte anche un interesse volto ad evitare che questa patologia, se non adeguatamente prevenuta, possa avere degli effetti negativi sul sistema sanitario regionale. Sicuramente è una priorità che noi stiamo tenendo in forte considerazione, su cui stiamo puntando. Certamente siamo anche consapevoli delle difficoltà che in questo momento il sistema sanitario nazionale e regionale hanno a causa della carenza di personale, ma nei nostri asset, soprattutto nel nuovo piano sociosanitario, è ben presente l'importanza del diabete e della diabetologia. Le Marche tradizionalmente hanno una cultura su questa malattia, è una tradizione anche sanitaria, però adesso si distinguono per un primato come realtà regionale in un progetto internazionale. Sì, è un progetto molto importante su cui la Regione Marche ha puntato da diverso tempo, ma che deve essere corroborato e già inserito nel piano sociosanitario, e peraltro la nostra Regione conta delle associazioni di questa patologia molto importanti, organizzativamente significative, e quindi io credo che il diabete sarà una delle patologie croniche che nei prossimi mesi, nei prossimi anni avrà la massima attenzione, tanto più per il fatto che la Regione ha stanziato delle risorse importanti anche per la telemedicina, per seguire i pazienti a casa, quindi si costruisce una rete che è già stata monitorata dall'Unione Europea e premiata, e in quella direzione contiamo di dare un servizio più importante e significativo ai numerosi pazienti diabetici della nostra Regione.